Buongiorno a tutti, io sono Katia Astucci, Equipe Eccellenze Italiane, Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria. Quello che andiamo a preparare oggi insieme è un cake arancia e cioccolato con sopra una chantilly al mascarpone. È un dolce molto semplice e veloce, non richiede neanche molta attrezzatura. Gli ingredienti che ci occorrono sono 230 g di farina, 40 g di cacao, 10 g di lievito chimico, baking, e ci occorreranno 90 g di zucchero di canna, 70 g di burro fuso, 75 g di uova intere e 280 g di latte. In aggiunta, al termine dell'impasto, andremo ad unire 100 g di gocce di cioccolato, 50 g di cubetti d'arancia semicandita e 10 g di liquore all'arancia. Per prima cosa andiamo ad unire le polveri che noi abbiamo già precedentemente setacciato. Quindi uniamo all'interno di una ciotola la farina, poi uniamo il cacao e miscediamo con una frusta. Aggiungiamo il lievito, il baking. Continuiamo ad amalgamare le polveri. Aggiungiamo lo zucchero di canna. A parte andiamo ad unire i liquidi. Quindi per prima cosa versiamo le uova intere e il latte. Rendiamo omogenei i due ingredienti. Dopo aver amalgamato i liquidi, qui c'è la nostra ciotola con i solidi, andiamo a versare i liquidi sui solidi, sulle polveri, e rendiamo omogeneo il nostro composto. Mescoliamo bene per evitare la formazione dei grumi e andiamo ad aggiungere il burro fuso. Il burro si deve incorporare bene al resto dell'impasto. Adesso andiamo ad aggiungere quello che è il tocco di particolarità della nostra ricetta. Quindi a questo composto andiamo ad unire le gocce di cioccolato, i cubetti d'arancia semicanditi e infine, per spingere un po' di più l'odore d'arancia, andiamo ad aggiungere i nostri 10 g di liquore all'arancia. E l'impasto è pronto. Lo andiamo a versare all'interno di una sacca poche per poi cuocerlo nei nostri stampi. E lo versiamo più o meno sino all'altezza di 3/4 della nostra forma. Una volta versato all'interno dei nostri stampi, lo andiamo a infornare. Cuocerà orientativamente per una quindicina di minuti a 180 gradi. Fate sempre la prova a stecchino per verificare che la cottura sia avvenuta in modo uniforme. Bene, il nostro cake è nel forno e nell'attesa che cuocia noi andremo a preparare la chantilly al mascarpone che ci servirà per decorare e servire il nostro dolce. Bene, quindi il nostro cake è cotto e adesso, prima di farlo raffreddare, lo andiamo a bagnare con una bagna all'arancia. La bagna all'arancia l'ho preparata con 450 g di acqua, 200 g di zucchero, 150 g di sciroppo di glucosio e 150 g di liquore all'arancia. Ho fatto scaldare un terzo dell'acqua, vi ho sciolto all'interno lo zucchero e gli ho amalgamato lo sciroppo di glucosio. Alla fine ho aggiunto il liquore all'arancia e l'ho versato all'interno di un contenitore per bagne. Una volta versato qui, andiamo a bagnare il prodotto ancora caldo. Andiamo a bagnarli generosamente, li andiamo a portare in abbattitore in modo tale da poterli sformare in modo più agevole. La chantilly al mascarpone ci occorreranno 120 g di mascarpone e andiamo ad aggiungere 60 g di zucchero semolato. Utilizziamo la frusta e mescoliamo a velocità molto molto bassa. Dobbiamo praticamente soltanto ammorbidire un po' il mascarpone con lo zucchero. Una volta che si è ammorbidito, versiamo
i nostri 600 grammi di panna fresca liquida e proseguiamo aumentando man mano la velocità sino ad ottenere una consistenza cremosa e spatolabile. La consistenza che noi dovremmo andare ad ottenere deve essere molto simile a quella che è la consistenza di una panna montata, quindi ci deve risultare spatolabile o comunque ci deve permettere la decorazione attraverso la sacca. Per questo tipo di decorazione io ho scelto di utilizzare una duglia Saint Honoré molto piccola, perché comunque i miei cake sono abbastanza piccolini, poi in base alla grandezza e al formato del vostro potete scegliere la duglia che più vi piace. Ok, perfetto, quindi adesso vado a prendere dall'abbattitore i nostri cake, che nel frattempo si saranno raffreddati e quindi avrò la possibilità di sformarli in modo più agevole, e li andiamo a decorare con la nostra chantilly al mascarpone. Allora, i nostri cake sono abbattuti, quindi adesso li andiamo a sformare e li andiamo a sistemare sui nostri piatti di servizio. Abbiamo già preparato delle decorazioni, delle scaglie di cioccolato, un po' di cacao e un po' di zucchero a velo e qualche scorzetta di arancio candito. Quindi andiamo a decorare il nostro dolce. Una volta posizionata la chantilly sul dolce, una leggerissima spolverata di zucchero a velo. Io vi consiglio di utilizzare per questa decorazione un tipo di zucchero a velo che sia idrorepellente, perché comunque il nostro dolce è bagnato, è stato inzuppato al termine della sua cottura, per cui lo zucchero a velo normale si andrebbe ad assorbire, invece lo zucchero a velo idrorepellente rimane come decorazione. Dopo lo zucchero a velo facciamo una piccola spolverata di cacao. Poi anche nelle decorazioni rimaniamo sempre sul semplice. Bene, il dolce è terminato. Io ringrazio tutti quanti per aver visto questo video e spero di rivedervi presto con un'altra mia ricetta.